avessero dato il gol, cioè che c'è stato, mi sembra anche inopportuno dire regolare, perché è un gol che era a tutti gli effetti, quindi ci sarebbe stato più tempo. Questo non significa che la partita l'avremmo vinta a prescindere, ci mancherebbe altro, però come hai detto giustamente te, anche loro poi gli ultimi, dopo il pareggio, hanno cercato sempre di perdere tempo, di far sì che la partita finisse, quindi anche loro temevano questa cosa, quindi a maggior ragione se ci fossero stati 20-25 minuti ancora da giocare, penso che la partita era più facile che l'avremmo vinta noi che loro. Però ripeto, un episodio che dà fastidio, perché comunque è la seconda volta che ci succede, per la nostra posizione di classifica comunque sono punti pesanti, perché se si va a analizzare anche con la partita di Catania potevano, dico che erano sicuri 4 punti in più, però secondo me è giusto che l'uso della tecnologia, almeno per questo caso o altri casi, debba essere utilizzato, anche perché ripeto, il bello del calcio e l'obiettivo del calcio è quello di far gol, quindi non vedo per quale motivo, quando una squadra riesce a far questo, deve essere depredata da una svista difficile, perché ripeto, non è facile per la terna arbitrale in quella situazione vedere, avere la sicurezza, la certezza se sia gol o meno, però neanche che debba andare a discapito di una squadra dove può pesare un anno di lavoro, possono cambiare tante cose. È chiaro che il destino di tutto il campionato, per quanto riguarda i punti per salvarsi, penso che dipenda da noi in questa partita importante, per far sì che teniamo il Crotone comunque a distanza, sull'atteggiamento che dobbiamo avere sabato non c'è proprio dubbio, perché andiamo in un campo caldo dove sicuramente avranno l'apporto di tutto lo stadio e dove sicuramente sarà una battaglia dove loro faranno tutto per vincere la partita e noi dovremo fare altrettanto per far sì di portare un risultato positivo a casa.